una puntata di Polifemo dedicata al commento, al voto delle ultime di domenica scorsa, comune di Taranto, un comune che vede al ballottaggio Stefania Baldassarri, centrodestra e liste civiche, e per il centro-sinistra Rinaldo Melucci. Tommy Lucarella, segretario cittadino di Taranto del PD, nonché consigliere candidato al Consiglio Comunale. Se vince Melucci sarà consigliere comunale. Melucci ha saputo ribaltare un po' una situazione che era difficilotta, ha aggregato intorno al PD altre aree, però non sarà facile comunque superare questo gap del 4% di distanza. Diciamo che l'impegno c'è, è stato bravo a mettere su questa bella coalizione che inizialmente chiaramente stentava a partire. L'impegno per raggiungere il secondo step, insomma il ballottaggio e superarlo, c'è da parte di tutta la coalizione, ma in particolar modo, essendo il candidato sindaco contro un altro candidato sindaco, c'è l'impegno diretto di Melucci. Anche l'onorevole Perillo si sta impegnando? Assolutamente sì. È confermato che Perillo sta sostenendo Melucci. Si sta impegnando e devo dire con grande vigore, sia lui, ma devo dare atto anche all'altro onorevole che abbiamo, l'onorevole Vico. Va bene. Senti. Tu dici così, Tom. No, speriamo, Luigi, che... Speriamo per Melucci, che sia così. E se non sono russe, appassiranno. Lui sarà contento. L'avvocato Mimmo Lardiello, coordinatore dei giovani, coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia, nonché candidato al Consiglio Comunale con Forza Taranto, sarà eletto se vincerà la Baldassarri. Beh, la Baldassarri, ogni tanto quando sente parlare di essere rappresentante del centrodestra, si irrita un po'. Ma l'irritazione dice una cosa vera, perché lei rappresenta non solo il centrodestra, ma anche una serie di persone che vengono da esperienze di lavoro, dalla cosiddetta società civile, ma soprattutto contesti e percorsi che fino a questo momento non hanno interessato. Lardiello, cosa replichi a chi dice che la vostra coalizione è un minestrone, una miscellanea, uomini di Stefano anche? Che è un falso assoluto, che c'è qualche esempio di qualcuno che ha fatto un pezzo di strada con altre esperienze, ma che nel 90% dei casi, dei potenziali eletti, si tratta di persone assolutamente propositive di una storia e di una situazione completamente nuova. L'avvocato Francesco Nevoli. Buonasera. Candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, eletto ora consigliere comunale. Intanto un risultato di Nevoli che ha acquisito come candidato sindaco una percentuale maggiore rispetto a quella del partito del Movimento 5 Stelle. Però comunque c'è questa sconfitta. Perché non avete sfondato? Sì, il risultato personale è importante, ma ovviamente non mi appaga. Noi eravamo partiti per vincere e non ci siamo riusciti, ritengo perché abbiamo avuto dei tempi molto molto ridotti per affrontare questa campagna elettorale e non siamo riusciti a convincere quelle persone che si sono astenute ad andare a votare. Noi confidavamo di riuscire a penetrare con maggiore efficacia nelle periferie e nei quartieri. Diciamo forse qualche difetto di comunicazione. Probabilmente sì. Da dove si riparte all'opposizione? Si riparte dalla strada innanzitutto, perché la nostra campagna elettorale è iniziata per le prossime amministrative, è iniziata lunedì scorso. Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, sicuramente noi faremo un'opposizione costruttiva, dura, seria e costruttiva. L'avvocato Eliana Baldo, candidata al Comune di Taranto con Taranto Respira a sostegno di Vincenzo Fornaro sindaco. Una campagna elettorale, quella sostenuta da voi in maniera molto genuina tra la gente, un risultato numericamente come preferenza molto apprezzabile quello di Fornaro, però alla fine un solo seggio. Forse le troppe avete patito come risultato, come numero di seggi, le troppe fazioni, le troppe divisioni nella realtà ambientalista, forse conveniva andare coesi? Forse conveniva andare coesi, laddove ci si fosse capiti, evidentemente c'è stato un problema di diversità nei programmi, è un problema di diversità anche negli obiettivi. Ora una opposizione, ambiente e non, questione ambientale e non solo.
Assolutamente sì, la coalizione che ha aiutato Vincenzo Fornaro ha presentato un programma a largo raggio e si è focalizzata non solo sui problemi ambientali ma su tante questioni. Bene, non vi dico altro perché poi ci sono stati delle civilissime, simpaticissime scaramucce, confronti accesi, dialettici tra i vari ospiti, in particolare tra Lucarelli è un altro, quello del 5 Stelle, Piero Nevoli e Bartolomeo e Mimmo Lardiello. Ma è il sale della democrazia. Un bel dibattito, non perdetevelo.